Guarda che la ricostruzione economica e sociale è altrettanto importante della ricostruzione materiale, forse è più importante. Cioè, Casamicciola sta perdendo la sua identità di paese, non c'è un partito politico organizzato, non c'è un ciclo culturale, non c'è un movimento di cittadini. Io sono stato al Bar Calise domenica, che con la nuova gestione un imprenditore vuole investire, e sono stato domenica a prendere un caffè per accompagnare con un amico, e in 2 ore il Bar Calise al tavolinetto ha venduto 3 caffè. Non c'è assolutamente movimento sociale. Questa è la gravità di un sistema sociale che si sta depauperando, sta scomparendo, cioè Casamicciola perde l'identità di paese. Questo è importante, perché abbiamo perduto 2.000 abitanti rispetto al 21 agosto del 2017. La scuola dell'obbligo, da una popolazione scolastica di 800 alunni, è arrivata a 400 alunni. Noi abbiamo un solo edificio scolastico funzionante su 8 che c'erano prima del terremoto. Questo è grave. Non abbiamo più un parco pubblico, non abbiamo più il municipio, la villa comunale della Bella Vista. Ci abbiamo messo 100 anni per avere la villa comunale della Bella Vista e adesso non ce l'abbiamo più, e non abbiamo nemmeno un parco pubblico. Questo è lo stato sociale. O, a parte il fatto che l'Elma non ha funzionato per 2 anni, che l'albergo Manzi a Piazza Bagni è all'asta. Quindi c'è un sistema sociale ed economico che dire crisi è un eufemismo. Rispetto a questa situazione catastrofica che ci hai fotografato, che ruolo dovrebbe e potrebbe svolgere il Piemonte della Misericordia, che potrebbe rappresentare il volano della ripresa economica di Casamicciola? C'è una schizofrenia istituzionale, o a mio parere una manifesta incapacità del comune di Casamicciola, che da un lato approva la convenzione con il Piemonte il 10 di settembre, dall'altro approva una delibera di giunta dove partecipa ad un piano integrato provinciale per fare opere pubbliche nel Piemonte della Misericordia. Dobbiamo dare credibilità alla programmazione, nel senso che bisogna stabilire l'agibilità giuridica degli investimenti, bisogna fare quello che io ho proposto con il 18 di febbraio, un accordo di programma istituzionale previsto dall'articolo 34 del testo unico degli enti locali, per stabilire che quello è il punto di partenza ed è soprattutto un intervento pubblico, laddove quest'ente Piemonte della Misericordia deve conferire gli immobili oppure gli devono essere espropriati. Questo ha bisogno di atti pubblici, non di linee di indirizzo, perché non arriveremo mai al progetto esecutivo per avere i fondi europei.